il vecchio Mazza va subito in testa al plotone dei 32 marciatori. Ma Dordoni può tranquillamente aspettare. Sa benissimo che il suo avversario è un altro, dal quale dovrà guardarsi soprattutto nel finale. E così Mazza può restare al comando anche nel secondo giro. Però abbiamo visto che è già stanco. Tutti gli applausi per Dordoni, seguito e allietato dal suo fido fisarmonicista. Fa caldo e una spruzzatina è proprio quello che ci vuole. Superato Mazza al terzo giro, l'olimpionico attende ora l'attacco del rivale. E Pamici è ormai in seconda posizione. Tuttavia, il vantaggio di Dordoni è tale da assicurargli la vittoria nonostante il bellissimo finale del fiumano. Giusto vincitore l'olimpionico, buon secondo Pamici. Dordoni non è più solo a difendere il prestigio dei marciatori italiani.